buongiorno a tutti, ci troviamo nel quartiere Rubattino, siamo nel preciso in via Caduti di Marcinelle, in quello che dovrebbe essere un'area riservata solamente al personale tecnico della tangenziale, in quanto qui sopra passa una tangenziale che a vederla da noi sembra già conciata male, ma il peggio è che viene anche mal frequentata. Infatti proprio qui è sorto un accampamento nomade che utilizza bombole del gas, comunque materiali esplodenti per riscaldarsi, per cucinare, proprio sotto questi piloni. A parte il discorso dell'accoglienza, del fatto che non possono esistere delle situazioni di illegalità così diffuse, direi che qui anche l'ente che si occupa delle tangenziali dovrebbe preoccuparsi di questa situazione, venire a controllare e sgomberare, perché questa è un'area che deve rimanere tecnica, perché chiaramente qua sopra c'è la viabilità di mezza Milano e non voglio esagerare. Comunque vi porto a vedere qualcosa che potrebbe sembrarvi nuovo, ma in realtà purtroppo è da parecchio tempo che sono qui. Io ero già passato qui d'estate erano una decina di tende, ieri notte ce n'erano una ventina circa, forse disturbati dalla nostra presenza ieri si sono trasferiti molto probabilmente dall'altra parte. L'altra parte è il parco dell'acqua che vedrete tra poco, e anche lì ci sono un sacco di tende e si sono messi a dormire anche lì perché sono al coperto appunto dalla tangenziale stessa. Come potete vedere i rifiuti non sono quelli di un giorno, sono rifiuti che sono qui da mesi, forse anche da anni, nessuno è mai intervenuto in questa situazione nonostante l'avessimo segnalata al sindaco di Milano, alla polizia locale, a chi di dovere. E adesso il nostro Paolo Rusconi vi farà vedere le immagini di queste tende, questi bivacchi, questi tavoli all'aperto dove si festeggia l'illegalità, dove si festeggia il fatto di non pagare l'IMU, di non pagare un mutuo e di poter vivere a Milano nella criminalità più pura, nella delinquenza più pura, fregandosene dei cittadini milanesi che pagano le tasse. Continuiamo a essere qua sotto il cavalcavia della tangenziale est, abbiamo addirittura trovato anche un monopattino, un sacco di vestiti da bambino, una situazione che alcuni assistenti sociali di solito scattano e normalmente vanno a portare via appunto i minori per mettere in una situazione di sicurezza. Qui si vede che non ci sono mai passati, non la conoscono, o forse queste persone, dato che sono straniere, sono nomadi eccetera, qualcuno ha paura di essere tacciato del razzista se viene a fare un intervento del genere.
sono qui con Aurelio Miranda, che tutti conoscete per le sue campagne appunto per la sicurezza e la legalità anche in zona 7, dove lui risiede ed è cittadino attivo. Oggi ti trovi in un'altra realtà insieme a noi di campo rom con minori, illegalità, bombole del gas sotto un luogo pericolosissimo soprattutto per gli automobilisti, ma anche per loro, che è la tangenziale est. Vuoi dirmi qualcosa su questa situazione che stai vedendo oggi? Tullio, questa praticamente è un'altra di quelle situazioni in cui ho la fortuna di venire e di mettere alla luce, grazie a te o a Vladimiro. Ci troviamo nel municipio di Re, che è gestito dal PD, che è nella città di Milano, che è gestita dal PD. Quindi ci troviamo proprio, questo è l'unplanned dei disastri, ed è rischiosissimo per le persone che alloggiano qui, per quelli che viaggiano con le automobili sopra di noi. E ricordiamo che abbiamo trovato oggetti tipo scarpine, pannolini, latte. Ci sono dei bambini piccoli qua, Tullio. Esatto. Ti faccio un'ultima domanda. Dimmi. Secondo te, nella città che noi immaginiamo, cioè che è una città che tiene ai suoi cittadini, tutti quelli che sono residenti sono cittadini, certo, quindi hanno dei diritti, certo, e dei doveri, è tollerabile una situazione del genere? Assolutamente non è tollerabile. Noi pretendiamo una città sicura e decorosa per noi e in primis per i nostri figli. E qualcuno si smuova gentilmente. Ecco, ha già detto tutto lui. Io ricordo a Beppe Sala, a Pierfrancesco Maiorino, che questa non è accoglienza. Abbiamo saputo da qualche giorno che dopo che c'è stato il morto, dopo che abbiamo fatto vedere diverse persone che dormono per strada, nel centro di Milano, in piazza 24 Maggio, sui Navigli, sulla Darsena e in altri luoghi, hanno deciso di aprire un piano freddo. Ecco, qui ci sarebbe da aprire un piano legalità e sicurezza anche per i minori. Diamoci da fare. Avete ancora tempo e tra l'altro tra 2 anni si va a votare. Non credo che la gente vi voterà per questa porcheria che c'è in giro per tutta Milano. Esattamente, esattamente. Grazie a tutti e andiamo avanti. Daniele Menti, il nostro supervisore, ha scoperto che dentro questi tubi passano 2 canaline per l'energia elettrica, che sono alla portata di tutte. Immaginiamo che queste canaline servano per l'illuminazione della tangenziale che percorre questo campo nella parte superiore. Ecco, anche su questo chiediamo al gestore delle tangenziali, alla polizia locale e al comune di Milano di verificare. Non vorremmo mai che qualche pazzo pensi di collegarsi a questa corrente e magari crei dei disagi e potrebbero scaturire degli incidenti sulla viabilità che percorre questa strada al piano di sopra. Ci dispiace dare sempre queste notizie, ma purtroppo qui in queste zone, soprattutto nel municipio 3, ogni cosa che viene segnalata pare passare da un orecchio e uscire dall'altra. Queste sono situazioni concrete che vanno verificate. Ci va mandata una letterina, va mandata una letterina ai cittadini che segnalano queste situazioni, dando una risposta, sì, no, avete ragione, avete torto, o comunque operarsi per fare qualcosa se non volete rispondere. Qui non accade mai niente di tutto ciò ed è da agosto che noi veniamo qui e la situazione è sempre la stessa. Andiamo avanti. Tombino, abbiamo trovato dall'altra parte di dove eravamo prima i materassi pernotti di queste persone che se li coprono bene con i sacchi coperti da un tombino.
Adesso in questo momento lo lasceremo così perché avviseremo la polizia locale di questa situazione e come potete vedere dal Parco dell'Acqua, a parte i graffiti pagati 5.000 euro che servono ad arredare la camera dei Rom, non ci sembra che ci sia altro da segnalare, grazie. Un altro tombino aperto e guardate cosa troviamo. Ragazzi, è talmente pieno che si spacca la plastica. Sì, ma ecco perché poi quando arriva l'acqua non si può più, perché fino a piano l'hai detto? No, lo diciamo dopo. Signori, questo è il secondo tombino che troviamo aperto, un altro tombino di pernotto, come potete vedere, con dentro cuscini lindi, coperte, sempre per quella situazione in cui quando interviene la polizia locale porta via il materiale del pernotto abusivo. Loro hanno ben pensato, come la malavita, come nei giri della droga, di nasconderlo sotto i tombini. Questo è quello che troviamo nel secondo tombino sotto i ponti nel Parco dell'Acqua. Famoso Parco dell'Acqua perché, come potrà vedere Paolo, sono stati pitturati, decorati tutti i piloni per meglio far stare i Rom spendendo 5.000 euro. Questo è il Municipio 3. Qui abbiamo dei piloni tutti decorati, per carità sono bellissimi, e prima Tullio Trapasso vi ha detto che il costo si aggirava intorno ai 5.000 euro spesi dal municipio e dal comune, quando sarebbe bastato tranquillamente andare in un liceo artistico e con il progetto alternanza scuola-lavoro acquistare semplicemente il materiale ai ragazzi, dare credito ai ragazzi, credito scolastico si intende, si sarebbero risparmiati, non dico tutti e 5.000 euro, ma almeno 4.500 euro li avremmo potuti risparmiare. Soldi dei contribuenti, questo è da specificare. Quindi grazie Comune di Milano e grazie Municipio 3. Stiamo entrando nel Cristallo, quella che una volta era una fabbrica che costruiva auto Innocenti e Maserati e che adesso è utilizzata come sede di spaccio, di bivacco e per smaltire i rifiuti da queste persone che sono presenti nell'area che maggiormente sono Rom. Entriamo e visitiamo.
E siamo all'interno del cristallo con le immagini di Paolo Rusconi che ci segue sempre in ogni avventura. Abbiamo trovato questo manichino smembrato in diverse parti con delle foto di persone sopra. A me ricorda molto i riti che ho visto da un'altra parte per la mafia nigeriana, però essendo noi in un contesto di costruzione auto, la vecchia innocenti eccetera, io spero che siano dei manichini da crash test. Anche questo è da controllare, noi ve li facciamo vedere, poi avremo le risposte anche su questa situazione. E comunque andiamo avanti in questa immensa proprietà abbandonata che faceva parte del progetto di riqualifica più Rubatino, che come potete vedere fino a oggi non è funzionata e sono passati 6 anni. Andiamo avanti. Situazione veramente paradossale, dove il municipio insieme al comune si è preoccupato di pitturare le camerette dei Rom, perché qua ci dormono i Rom, e hanno appunto fatto fare i disegnini sui pilastri, e non si sono preoccupati di sistemare la ringhiera, che è tutta assolutamente arrugginita, con dei buchi grandi così, e il laghetto, il fondo del laghetto, che è tutto melmoso ed è praticamente un pantano. Vogliamo unico. Far vedere sta ringhiera com'è? Se no magari poi pensano che queste cose le diciamo per denigrarle. Questa qui è la famosa ringhiera. Come potete vedere dentro non c'è un pesce, ma ci sono un sacco di lattine di melma. Però ci sono questi bei decori pagati 5.000 euro che in qualunque liceo artistico di Milano sarebbero stati fatti anche gratuitamente o con rimborso del materiale. Quindi un altro spreco di denaro che andrà forse i soliti amici degli amici. No, ma è l'illogicità delle priorità, cioè ci sono delle priorità che a mio avviso devono assolutamente venire prima, perché qua è tutto arrugginito, per cui bisogna sistemarlo anche per precauzione, anche per i bambini che eventualmente certo dovessero venire qua. No, invece si preoccupano di fare i disegnini sui pali. E anzi vorrei ricordare che è un posto dove pernottano i Rom, si trova il materiale dei Rom sotto i tombini, non è sicuramente un posto dove una mamma con i bambini porta appunto i suoi piccoli a giocare e a conoscere il mondo. Questo è un posto dimenticato dagli uomini e dal comune di Milano, oltre che dagli dei, ed è in mezzo tra un campo Rom e un altro campo Rom. Però Paolo, ti pregherei di inquadrare questo signore che sta facendo 4 giri, che uno di quelli amici.
Va bene, per oggi chiudiamo qui, vi salutiamo, Tullio Trapasso, City Report, il comitato No Racket No Abusivismo e la nostra amica Roberta Borsa di Lambrate in forma. Ciao, grazie sempre mille. Presenti e andiamo avanti, grazie.